ed è subito sera. Incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi. Eccomi qua ancora con voi questa settimana, sono Andrea Maggi e vi parlo dei microfoni di Radio Dolce Vita, la radio della città di Ferrara. Ancora poesia, ancora buona musica questa settimana. Un periodo difficile per tutti noi, questo che stiamo vivendo in questi giorni, in queste settimane, e vorrei dedicare questa puntata, questa nostra puntata di Ed è subito sera, a una poesia di Salvatore Quasimodo, molto in tema con questo periodo. Il titolo di questa poesia è Uomo del mio tempo. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane di morte, t'ho visto, dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T'ho visto, eri tu, con la tua scienza esatta, persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello: andiamo ai campi. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate i padri. Le loro tombe affondano nella cenere. Gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. Una poesia molto intensa, molto drammatica, come dicevo all'inizio della puntata, una poesia composta da Salvatore Quasimodo, che compare come ultima nella raccolta Giorno dopo giorno, che è stata pubblicata nel 1946. Tema centrale, come abbiamo sentito, è la guerra. L'eterno ritorno della guerra in ogni tempo. La guerra come elemento costante nell'esistenza dell'uomo. Cosa cambia col cambiare dei secoli, col cambiare degli anni? Cambia solo il modo con cui si combatte, ma rimane primitivo perché si continua a fare la guerra. Naturalmente questa poesia è stata composta all'indomani degli orrori della seconda guerra mondiale, vuole essere sostanzialmente un monito per le nuove generazioni, un appello di pace e di fratellanza, perché ciò che è accaduto non debba mai più ripetersi. E ho voluto proprio dedicare questa poesia questa sera, in questo periodo, perché sappiamo quanto questo periodo veda dei fatti terribili che si stanno verificando qui a due passi da noi. Salvatore Quasimodo cosa ci dice? Che la natura umana è rimasta, nonostante millenni e millenni di evoluzione, la stessa dell'uomo della pietra. L'egoismo, le pulsioni, gli interessi sono gli stessi che spingono l'uomo a fare la guerra, nonostante si sia sempre più coscienti di cosa comporti una guerra. Pensiamo a cosa può comportare, a cosa comporta oggi, cosa potrebbe comportare una guerra di più ampie dimensioni. La scienza ha fatto passi da gigante e purtroppo ha fatto passi da gigante anche nel perfezionare le armi, nel perfezionare gli strumenti bellici. Quindi col progredire della civiltà, questo è il paradosso, si fanno guerre ancora più grandi e ancora più distruttive. In sostanza, ci dice Quasimodo, non abbiamo imparato nulla. Noi uomini di questo tempo, dice Quasimodo, l'uomo del mio tempo non ha imparato nulla perché non è cambiato nulla, ci diceva nel 1946. E questa sera dobbiamo dirlo anche noi, non è cambiato nulla. È solo cambiato forse il modo più perfezionato di fare la guerra. Addirittura Quasimodo
Ricorda Caino e Abele quando un fratello uccide l'altro fratello, ma oggi cos'è cambiato? Forse nulla, perché l'uomo tradisce l'altro uomo e lo uccide. Quasimodo lancia anche un appello che sa di speranze, dice i giovani oggi dovrebbero cambiare rotta, dovrebbero non fare quello che hanno fatto i loro padri, che giacciono nelle tombe e hanno questi uccelli neri nel vento, nell'aria che odora di morte. Un orrore di cui Salvatore Quasimodo è stato testimone, e questo suo orrore è evidente anche in altri componimenti, e la cosa che mi piace dire, chiudere questo mio commento è che anche in Quasimodo si apre una speranza sottile, o quantomeno un'esortazione ai nostri figli e ai nostri nipoti perché possano fare in modo che quanto è accaduto non si ripeta, non si ripeta più. E questo è anche l'augurio che ci facciamo tutti noi, che possa questa terribile guerra che abbiamo a poca distanza da noi, che vede tante vittime, possa più presto terminare. Canzoni sulla guerra sono molte, ce n'è una in particolare che amo, ed è una canzone di Francesco De Gregori, Generale, ascoltiamola insieme. Generale, dietro la collina ci sta la notte cruca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Generale, queste 5 stelle, ste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno?
che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno. Fra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Albert Einstein ha detto: non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma la quarta sì, lo so, con bastoni e pietre. Voglio lasciarvi però con un messaggio di Madre Teresa di Calcutta, che dice: cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? A questa domanda Madre Teresa di Calcutta risponde: vai a casa e ama la tua famiglia. Con questo messaggio di amore, Andrea Maggi vi dà appuntamento la settimana prossima. Avete ascoltato Ed è subito sera, incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi.